Allora, partiamo dalla situazione in cui ci troviamo noi, cioè siamo in zona rossa, quindi quella con il massimo delle restrizioni. Quindi per cui noi dovremmo rimanere in casa e uscire solo per comprovati motivi di lavoro, motivi di salute ed altre necessità che vanno indicate nel modulo di autocertificazione. Cosa significa questo? Tra queste altre necessità, ad esempio, c'è quella di acquistare generi alimentari o generi di prima necessità, recarsi in farmacia, ma comunque deve essere sempre tutto giustificato. Perché dico questo? Perché, come sempre accade, c'è chi queste norme non le rispetta, talvolta con superficialità, quindi senza avere coscienza di ciò a cui va incontro. Ad esempio, e su questo bisogna fare estremamente attenzione, nel senso che è bene che la gente sappia che se esce senza un valido motivo, la cosa migliore che viene fermato, la cosa migliore che può fare è comunque ammettere, dire la verità, ammettere l'errore ed ammettere di essere usciti in violazione del DPCM. Perché? Perché in questo caso si è passibili solo della sanzione amministrativa, che peraltro è elevata, per carità, sono 400 euro, però se invece si mente a coloro che fanno il controllo, i quali poi però verificano la veridicità di quanto dichiarato e quindi la correttezza della motivazione, qualora questa dovesse risultare non corretta, ciò che si rischia è il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, che prevede addirittura la reclusione da 1 a 6 anni. Quindi già non andrebbe fatto. Se proprio viene fatto e si viene colti in flagrante, la cosa che non va fatta è mentire al pubblico ufficiale. Quindi questo. Poi ci sono tutta una serie di altre sanzioni, perché questo è il caso di chi esce per andare a trovare la fidanzata. Poi dopo, se vuole, torneremo sul discorso delle categorie dei soggetti frequentabili e i famosi congiunti che erano citati nei precedenti DPCM. Però, ad esempio, se ed è successo anche di gente che si recasse al lavoro positiva al Covid, se si è positivi e si esce di casa, anche quindi contagiando verosimilmente delle altre persone, si rischia addirittura che scatti il reato di epidemia colposa, che quindi prevede una pena da 6 mesi a 3 anni. Chi ad esempio invece semplicemente non rispetta la quarantena, anche quello è penale ed è reclusione da 3 a 18 mesi. Invece la violazione dell'isolamento fiduciario, ad esempio quando capiterà e capita più o meno a tutti, l'isolamento fiduciario ad esempio è quando si è in attesa di tampone o perché si è stati a contatto stretto con un positivo. Allora, violare l'isolamento fiduciario invece è di nuovo solo, rientra nelle sanzioni amministrative. Quindi questo è un po' il quadro sanzionatorio rispetto al DPCM.